Buongiorno a tutte ragazze, bentornate sul mio canale. Oggi ho il piacere di mostrarvi un video su come realizzare un effetto bolle di sapone sulle vostre unghie o sulle unghie delle vostre clienti. Una procedura semplicissima, pochissimi passaggi per un effetto veramente molto bello. Guardate qui, bolle di sapone. Allora, vi mostrerò nel video come farlo, l'occorrente di quello che dobbiamo utilizzare, due o tre piccoli accorgimenti per fare durante la preparazione. Allora, ci tengo comunque a ringraziare una persona che l'ha mostrato principalmente sul suo canale YouTube, che è Macolina95, che io seguo tantissimo perché i suoi video sono veramente semplici, ma soprattutto realizzabili, quindi niente di impossibile. E questa è la dimostrazione di me che sono alle prime armi, ma che anch'io con dei piccoli consigli e dei bellissimi video che guardo riesco a realizzarli. Allora, quindi a questo punto vi lascio al video della preparazione e di quello che ci occorre. Eccoci qui, ragazze. Allora, che cosa occorre per fare l'effetto bolle di sapone? Io ho preso una semplice tip. L'ho opacizzata perché è mia abitudine farlo sempre prima di una lavorazione, la tip la vado sempre ad opacizzare. Vi ricordo che potete farle sulle vostre unghie o sulle unghie delle clienti ricostruite con un semplice semipermanente, con un gel o addirittura con l'acrigel o con l'acrilico, perché tanto poi andremo a lavorare su quello che è lo smalto che andiamo ad applicare. In questo caso, cosa abbiamo bisogno? Allora, la tip, abbiamo bisogno di uno smalto, io uso uno smalto semipermanente e della semplicissima schiuma. Come ho fatto a realizzare questa schiuma? Allora, io ho messo un po' di sapone per le mani, un qualsiasi sapone per le mani o addirittura detersivo per lavare i piatti, è uguale, qualsiasi cosa che provoca e che procura questo tipo di schiuma. Mettete un po' di sapone, un po' di acqua, iniziate a sbattere come se state sbattendo un uovo. Un consiglio che vi do è quello semplicemente di tirare via l'acqua in eccesso che si deposita sotto la schiuma, in modo che potete lavorare solo ed esclusivamente con questa schiumetta qua. Ok, appoggio un attimino di lato, vado a prendere un qualsiasi smalto che noi abbiamo a disposizione. Io in questo momento sto usando uno smalto della Mollon Pro, che mettiamo in lampada per 60 secondi, quindi iniziamo a fare quello che è la prima stesura che a noi interessa. Allora, prima stesura, ne mettiamo un po' di più. È importante metterlo bene in tutta la tip perché altrimenti rischia che poi l'effetto non viene dappertutto, eh? Quindi una buona stesura su tutta la tip. Mettiamo in lampada per 60 secondi. Munitevi anche di un pezzettino di carta da cucina perché serve per assorbire poi l'effetto schiuma. Vi posso tranquillamente anticipare che non occorre alcun tipo di lucido o di sigillatura finale perché le bolle fanno già da sigillante, detta così, quindi risparmiamo anche tempo oltretutto con le clienti perché non dobbiamo far passare il sigillante alla parte della fine. E basta, vi occorre solo questo e vedrete che avrete un bellissimo, ma bellissimo effetto. Oltretutto potete anche pensare di non mettere la schiuma su tutta l'unghia, ma magari anche solo su una parte, solo sulla prima metà, solo nella parte centrale, oppure facendo magari anche delle curve lineari. Quindi potete sbizzarrirvi come meglio credete in questo. Assolutamente c'è molta libertà nel creare il proprio effetto. Ma posso garantirvi che ha davvero un grande risultato. Allora, prima applicazione andata, procediamo anche con la seconda applicazione. Ok, facciamo tutta la stesura. La seconda applicazione non va polimerizzata subito, ma andremo ad inserire quello che è la schiuma. Ok, fatto. Allora, prendiamo la nostra schiuma. Cosa importante di non toccare con l'attrezzo che noi andiamo ad utilizzare, che può essere una tip, può essere la schiuma, qualsiasi, può essere anche questo qui in acciaio, qualsiasi cosa, non dovete toccare lo smalto, altrimenti l'operazione chiaramente non riesce come dovrebbe.
Gli appoggiamo sopra tutta la schiuma che noi vogliamo andare a mettere, non conta quanto mettere, l'importante è che ricoprite tutto bene. Scusate, ero un po' fuori inquadratura. Ok, mi raccomando, come vi ho detto, non andate a toccare lo smalto. Ok, una volta fatto non perdetevi subito in lampada perché altrimenti le bolle tendono poi a ritirarsi e quindi automaticamente anche l'effetto non è più quello che viene garantito. Allora, attendiamo il risultato dei 60 secondi che va in lampada perché questo è uno smalto che polimerizza in 60 secondi, però io do un consiglio. Anche su smalti da 30 secondi, per questo tipo di effetto lasciate in lampada sempre 60 secondi, almeno così avete l'effetto assicurato. Allora, vi anticipo già che se non se vi è piaciuto questo video, lasciatemi magari un like alla fine. Se ci sono dei suggerimenti o volete altre informazioni, tranquillamente inserite i vostri commenti. E se non vi siete ancora iscritti, beh, iscrivetevi sul mio canale, attivate la campanella, almeno così non perdete alcun mio video che faccio. Allora, aspettiamo un attimino che fuoriesce. Vediamo che. Voilà. Ecco qua. Ops, che faccio sempre un qualche danno. Andiamo semplicemente a tamponare, quindi niente, non dovete strofinare, è abbastanza solo tamponare e guardate qua che bello. Guardate. In poco tempo avete il vostro effetto. Magari così forse si vede meglio. Spero che riuscite tutte a vedere perché girando i video col telefonino non è sicuramente molto semplice e chi lo fa lo sa. Bene ragazze, spero che vi sia piaciuto, che vi sia stato utile. Vi saluto tutte e ci vediamo al prossimo video. Ciao!